Uno, via, siamo live sul gruppo. Eugen, fai i tuoi test, così oggi spieghiamo delle cose sui denti definitivi. Qua abbiamo la lavagnetta e abbiamo anche un ospite speciale che vedete qua di fianco, ve lo inquadro. Lo conoscete ormai tutti, è Oleg. Buongiorno. Ciao Oleg, benvenuto. Allora, abbiamo anche gli alunni qua. Ci Siamo abbiamo tutti. Eugen che sta preparando ora per la registrazione la diretta, faremo anche la diretta sulla pagina. Stiamo registrando quelle che sono le lezioni della SOS University, che è la prima università dedicata ai dentisti del domani, che sono i pazienti. Ok, chi fa da sé fa per tre. Quindi l'università, l'informazione deve essere libera, gratuita, non è un'università a pagamento questa, non c'è retta di iscrizione. Uno viene qua, inizia l'università, fa un corso iniziale introduttivo di università e poi la prosegue a casa col gruppo Riabilitazione Estreme della Bocca. Oggi ci abbiamo, vieni che mi sento da solo. Lui è la persona che si occupa di risolvere i problemi a distanza delle comunicazioni con i pazienti. Durante il percorso, diciamo, di guarigione, anche poi dopo l'intervento, ed è Oleg. Quanti problemi risolvi al mese? Una media Una media. 30-40, 30-40 problemi tantissimo. al mese. Ok. Capita mai che si rompano i denti definitivi? Sì, Sì. a volte sì. Uff, il paziente pensa che c'ha i denti indistruttibili. In Ok, e titanio. quindi che c'hai i denti in titanio. Oggi facciamo un test. Ok, parliamo un attimo, sfatiamo i miti, perché i problemi si risolvono prima che si crea il problema. Cioè, questa è la mia filosofia, nel senso, se io evito che ci sia un problema, è molto più facile da risolvere, perché non c'è. Ho già risolto. Prevenire. Prevenire è meglio che risolvere. Ok, quali sono i problemi per tua esperienza che hai con i pazienti che rompono? Parliamo solo di definitivi. Quali sono in genere i problemi che tu vedi? Mi hai mandato già delle fotografie che metto ora qua dietro a monitor. Ok. Sono provvisori, in resina, quindi sono dei denti molto fragili. Praticamente sono dei denti che sono di più estetici che funzionali perché servono come a guarire i tessuti molli. Voce, voce. Quindi bisogna stare molto cauti, bisogna Coi non mordere con i provvisori. provvisori, bisogna tagliare al mangiare due volte il clang clang e mandarlo giù. Ok. Soltanto per estetica, non bisogna pensare che sono dei denti, come hai detto prima, indistruttibili. L'alternativa ai denti fissi provvisori qual è? Questa cosa qua, la dentiera mobile. O l'una o l'altra. Solo che il Scelta paziente quella vostra. non la Ah, vuole. sì. Quella non la vuole, cosa vuole? Vuole i denti Fissi. fissi avvitati, per esempio questi. Vedete, ci sono i fori, devono essere avvitati. Però sentendoli fissi avvitati, cosa fa il paziente appena torna a casa? Strappa, Mangia. Perché morde. c'ha fame. Non ha mangiato tanti anni, ora li sente avvitati, ma non capisce che sono dei provvisori. Passateveli pure. Sono dei denti che non sono denti naturali, non c'entrano nulla con i denti naturali. Questi sono Sempre degli altri, provvisori. per esempio. Ok, sempre plastica questa. Sure. Questa è plastica, passateveli. Ok, sono denti di plastica. Quello che succede sono poi che ci mandano la fotografia e ti dicono stupore. Cosa devo fare? No, e intanto perché si sono rotti? È di notte. Mangiando di notte, perché mangiano di notte allora. Si svegliano i denti se ce l'hanno in mano. Per Di far dente. notte, vabbè, se si rompono non è che dice colpa mia. Certo che non è colpa sua, colpa nostra. Sempre colpa di quella palma se si rompono. Dove, chi è che ha i denti provvisori? Chi è che ce li ha in mano ora? In Lei, mano. vieni, vieni, portali, portali qua. Allora, inquadra, siamo live. Eugen, siamo live. Da live, ok. Mettiti qua pure di fronte alla camera, inquadriamo. Diamo ora gli attrezzi del mestiere del paziente che rompe i denti di notte. Allora, devi procurarmi una rottura come questa che vediamo qua a monitor. Quindi con le pinze proviamo a rompere i denti. Via, 3, 2, aspetta, cronometro. Aspetta, aspetta, aspetta. Mettiamo il cronometro. Allarma.
stepwatch, 3, 2, 1, via. Ok, rompiamo i denti, rompiamo, ok, scheggiato, vai rompine un altro. Com'è questa? Non è facile. Non è facile. forte. Non è che ci mangia bue. Vai un altro. Questi sono provvisori? Sì. Questi sono provvisori. Ok, rompi quello, i canini si rompono. Tutti. Ma avrei più questi centrali, incisivi e canini. Incisivi e canini, sono sempre quelli che si rompono. Dai che siamo quasi a un minuto, quello non riesci. Non esce tutto. Vediamo questo. Vai, proviamo. No. Niente, c'è un osso di coniglio o di gallina? Di no, più. Un osso di bue. Forte. Ok, adesso andiamo con dei denti invece definitivi in metallo ceramica, per esempio. No, aspetta, c'era un ponticello. Zirconio, rompi lo zirconio, vai. Prova a rompere lo zirconio. Scivola. Scivola, non si rompe? No. C'avevo il martello, vai, proviamo col martello, vai. No, a mano, e mica c'hai il tavolo. Non c'hai il tavolo quando mangi, a mano, vai. Ma non è che... Vai, stop. Ok, cosa abbiamo scoperto? Se notavate, Iana stava dando dei colpi dall'interno verso l'esterno, ok? Anche lo zirconio si rompe. Ok, abbiamo scoperto che anche lo zirconio si rompe. Sì, con questo però. Proviamo il metallo ceramica, vediamo se il metallo ceramica si rompe. Sempre dall'interno verso l'esterno. Vai, inquadra. No, non va questo. Questo non si rompe. Forte. Non fa male. Dimmi se ti rosso le dita. Attestate. Niente, la Iana deve andare in palestra. Cosa? Devi andare in palestra. Che Iana? Quindi, rotto? No. Niente, non si è rotto questo. Ma appena qua c'è un'incrinatura. Dì, via. Allora, andiamo, scorriamo le fotografie che Oleg mi manda, ok. Ok, questa è una metalloceramica, per esempio, ve la metta... Ok, paziente stupefatto, si sono rotti i denti. Scheggiatura. Scheggiatura laterale, ok. Questo è un classico paziente che strappa il cibo, però non strappa la fettina di pollo, sicuramente, per arrivare a questo livello. Ok, ci abbiamo in bocca delle simulazioni di denti, ma non sono denti. Sono in più avvitate fisse su degli impianti che non sono ammortizzati. Se si arriva al dente rotto, ok, non è perché il materiale è sbagliato, ma perché non si fa la prevenzione. Ho capito che non è il problema, ma è l'educazione. Il paziente che ha una simulazione di un arco, che ha una simulazione di denti, che ha una simulazione, per esempio, che ne so, della... parliamo di arti, per esempio, ci sono delle cose che non potrà più fare in vita sua. Con i denti naturali puoi fare delle cose, ma anche lì è meglio non farle, con i denti naturali. Tra queste cose c'è appunto strappare. Noi ci rendiamo sempre conto quando vediamo il paziente se il paziente ha strappato. Innanzitutto, in genere, le rotture a strappo sono sempre da canino a canino, ok, nella parte anteriore. Ok, uno strappa davanti. Quando strappa il paziente vediamo rotture che sono a becco di flauto. Questa è una rotura, vedete che dietro è più alta la porzione, davanti la prima di flauto va a scendere. Per quale motivo? E quando ho creato una rottura a becco di flauto in clinica, passate qua su questo canino, vedete, quella è una classica rottura da strappo. Noi possiamo fare anche la balistica guardando la scena del crimine e capire cosa è successo. Perché uno può dire sì, ma vada a digrignare, quindi si sono rotti. Noi
da canino a canino quando uno istacca, ok, sono leggeri, si va a dare il carico nelle porzioni dietro, da premolare a molari. Se si rompe per digeriamento, quei denti che troveremo rotti sono i posteriori. In percentuale, quanti sono i denti rotti posteriori? Sono pochi. Pochi. A zero, dottor Andrei. Sono sempre foto come queste, fotografie come queste. Ok, questi per esempio sono provvisori. Questo che denti sono? Questi sono un canino, vedete? Ok. Che tipo di rottura è questa? Becco di flauto. Ok. Quello è un dente che strappa. È un paziente che strappa. Ci dirà che strappa? No. Ti dirà che ha rotto il dente di? Notte. Di notte. Mangiando la banana. Mangiando. Il problema è tutto quello che ha strappato prima. Cioè si arriva al cedimento strutturale quando è stato sollecitato per tanto tempo. Non vi sembrerà, ma io sto in questo momento, anche Ole, che stiamo risolvendo problemi, perché stiamo facendo informazioni, con immagini, facendovi toccare le cose, e quindi memorizzerete per sempre in maniera traumatica questo concetto. Questo qui, per evitare di fare movimenti strani con la masticazione. La masticazione. Il paziente com'è che mangia con le simulazioni in bocca? Coltello e forchetta. Bravissimo. Non mangia forchetta e denti, c'ha il coltello. Il coltello è il miglior amico per evitare queste cose. La carne non è che non si può mangiare, si può mangiare, ma va tagliata col coltello, non va strappata. Questa è una rottura invece da errore occlusale, ok? Sovraccarico occlusale, questo ha portato alla rottura. Ma è diversa questa rottura dall'altra. Queste sono rotture da strappo. Abbiamo fatto anche, proviamo a rompere per esempio un PMMA. A un certo punto noi abbiamo anche cambiato i tipi di, provate a rompere questo. PMMA è un PVC, praticamente è un PVC il PMMA. Queste sono delle altre protesi di seconda generazione, sempre provvisorie, parliamo di protesi provvisorie. Vediamo qua, proviamo a inquadrare. È difficile che queste si rompano a becco di flauto perché sono dei monoblocchi, vedi che è un unico materiale, non ha due componenti, resina e dente. Ma il cibo non ha questa durezza. Stai con pinze d'acciaio. Appunto. Ok. Il cibo massimo che si può mangiare con i denti artificiali è di durezza da 1 a 10, 7. La lasagna si può mangiare? Sì. Non penso che rompe la lasagna. Il pollo si può mangiare? No, ma andiamo in caso, ecco. Magari nella cottura, perché magari le ossa si sbriciolano, la polpa, però anche le ossa si sono tagliate. Magari un osso può capitare. Che le torte possono rompere i denti, le torte? Ah, di certo. Sì, ci possono essere gusci di noci. Fate molta attenzione a tutti i cibi che vengono fatti con le noci. Se non hai sensibilità ai denti, ti accorgerai che hai rotto i denti dopo che li hai rotti. Quindi la cosa migliore è sempre educazione all'alimentazione, parte dalla disposizione del frigorifero. Come Iana, ha le dentiere mobili e toglie la notte e non rompe nulla. Non è stato piacevole. Ok, quando inizia quindi la risoluzione del problema? Innanzitutto dal prendere coscienza, quindi fare delle lezioni come questa dove facciamo vedere che sono denti artificiali. Poi dalla organizzazione, una volta che si torna a casa dovrete evitare di rompere le scatole troppo agli altri. Il problema lo avete voi, non lo deve avere tutta la famiglia. Si fa un dipartimento, uno scompartimento nel frigorifero. Cose che si possono mangiare, tutti i cibi tabù si spostano, si levano da là. Saprete che alcune cose visivamente non si possono mangiare più, come per esempio la frutta che ha i semi, i dolci che ci possono avere contenuti di semi dentro, mandorle, insomma tutte cose che possono avere gusci. Quelle possono spaccare, per esempio produrre rotture come questa, ok? Questa può essere una rottura, per esempio, da noce, che è andata lì.
Se il dente sotto non è più sensibile o ci sono impianti, te ne accorgi troppo tardi. Si passa al limite di flessione del materiale. Quando abbiamo invece rotture come questa può essere causata da una noce, una nocciolina. Okay, questa è proprio la bruschetta strappata o il pane raffermo un po' molliccio che strappi e alla fine arrivi a rompere. Perché i denti sono sempre nella parte alta, questi denti da strappo, che è la parte più rastremata, quella più sottile. No? A un certo punto c'è il perno dentro che tiene. Avevi una foto paziente che ha fatto questo gruppo proprio, mi pare, sul gruppo riabilitazione della bocca. C'era un caso, andiamo sulla pagina, gruppo, di un metallo composito che abbiamo fatto che si è rotto. E che ti ha detto il paziente voleva? Metallo ceramica. Ok, perché pensa che metallo ceramica non si rompe. La verità l'avete appena visto, che anche il metallo ceramica si rompe. Quello che io vi ho mandato a becco di flauto, ok? Se noi gli diamo dei colpettini, tieni pure questo, guarda, tieni il microfono, faccio vedere. Questo è il metallo, classicissimo metallo ceramica. Che è meglio, il metallo ceramica si rompe come tutti gli altri, certo. Ma non è che si rompe perché è metallo ceramica, si rompe perché io ho dato un colpo. Okay. Se io non avessi dato il colpo, allora sarebbe nella scatola intero. Quindi una allora, sì, chi mi ha insegnato questo? Mi ha insegnato questo una grande persona che risolve un sacco di problemi e ci faceva l'esempio quando ci spiegavano questo del fatto che connessione qua, andiamo su qua, studio,